Andrea Bussi, possiamo dire che oggi il Pomezia ha definitivamente scacciato i fantasmi di Sinalunga. Beh, direi di sì. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita di un'intensità pazzesca. Abbiamo fatto una partita veramente importante sotto il profilo tecnico e tattico, ai limiti della perfezione. Sono molto contento della prestazione dei giocatori, soprattutto con la personalità con cui hanno giocato. Sono di Assorso contro una grande squadra che è molto intensa e molto esperta e abbiamo tenuto il campo benissimo. Credo che siamo stati sempre padroni del campo, a parte 10 minuti di sbandamento che loro hanno fatto gol, hanno preso un po' di campo, ma subito dopo siamo riandati in avanti, abbiamo creato molto anche sull'1-1 e di questo sono molto contento. Quindi complimenti ai giocatori, veramente una prestazione di altissimo livello. Tenuto il campo benissimo, io credo che sia stata la risposta migliore a chi il Pomezia lo ha criticato anche in maniera gratuita nel corso del campionato. Ma sì, poi questi ragazzi meritavano la finale perché hanno sopportato tanto durante l'anno, ma anche la stessa società che è sempre soggetta a critiche, dove invece il patron Bizzaglia fa tanti sacrifici per portare insieme al presidente Nazareno Cerusico, ai direttori, a Mezzina, a Peri, a tutti quanti, a tutto il suo entourage per cercare di portare il calcio a livelli importanti a Pomezia. Quindi diciamo che questa società e questa squadra hanno sopportato un po' di tutto durante l'anno. E questa è la nostra risposta, è la risposta che la società dà a tutta la città con la speranza che i tifosi ci vengano a sostenere in maniera importante, è la risposta dei giocatori a tutte quelle persone che non hanno mai creduto in loro. Io sono orgoglioso di essere il tecnico del Pomezia, di lavorare per questa società e di essere il tecnico di questi giocatori che oggi hanno dimostrato uno spirito e uno spessore morale veramente, veramente alto. Andrea, adesso si va a Mestre, è il tutto per tutto, questa finalissima, che cosa ti aspetti? Ma io quello che mi aspetto è il Mestre è una società di grande tradizione, quindi sicuramente sarà un'altra battaglia, un'altra partita da giocare a scacchi e cercheremo di prendere qualche informazione, non abbiamo nulla, però ecco, quando i calciatori stanno così bene mentalmente, così agguerriti, così tenaci, diciamo che possiamo partire alla pari con tutti, anche con una società come il Mestre che ha grande tradizione. Grazie, in bocca al lupo. A voi e crepi il lupo. Mister, è stata una partita tesissima, piena di episodi, di momenti, di fasi di gioco. È terminata con la vittoria del Pomezia, ma il Sorso si è dimostrato ancora una volta un'ottima squadra. Sì, no, noi sapevamo benissimo che non era fatta, dispiace e fa male poi perdere all'ultimo minuto, però purtroppo abbiamo commesso un'ingenuità, però usciamo fuori a testa alta contro una grande squadra, siamo andati anzi a vincere là, non era per niente scontato, però il calcio è fatto di episodi, bisogna accettare il verdetto del campo, anche con amarezza. Sono abituato a farlo come fanno tutti gli uomini che fanno sport, perché comunque questo è il mio essere. Ecco, lo scorso anno l'amarezza derivante dall'eliminazione nei playoff regionali con l'Atletico Uri, quest'anno l'eliminazione in semifinale a livello nazionale, però il Sorso credo abbia ottime chance di essere ripescato. Farete domanda di ripescaggio? No, queste cose io non le so, le sa la società, io guardo il lavoro del campo e il lavoro del campo mi conferma la bontà del lavoro che abbiamo fatto, anche con delle difficoltà importanti, non ultimo quella del campo che si è ripreso solo in questi giorni a buoni livelli, dunque non so questo, però devo dire che abbiamo fatto un grande percorso e due grandi annate. Siete usciti tra gli applausi del vostro pubblico, segno evidente che questa squadra è piaciuta per atteggiamento e per tutto quello che ha fatto nel corso dell'anno. No, questa squadra è stata brava innanzitutto in una prima parte di stagione di fare un gran calcio e giocare veramente bene. Dopodiché si è adattata anche alla battaglia, si è adattata al campo, si è adattata a quello che era la stagione. Ha imparato ad essere una squadra arcigna, una squadra anche di carattere. Sono tutte qualità che comunque in una squadra ci vogliono. Poi ripeto, oggi usciamo per un episodio e dunque posso dire solo bravi ai miei ragazzi. Grazie e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi.